informazioni in più, fortunatamente, si è avuta grazie all'intervento della Soprintendenza Archeologica. Quella che vedete lì, dove si nota quel grande arco. Viene eletto arcivescovo che anche delle modifiche della zona in una serie di grandi sono il capitano, la carta di ripaglio ha come scaldamento.
sedili. L'ultimo raduno dell'anno e come vediamo abbiamo fatto il pienone come tutti i raduni di quest'anno, quindi mi sembra il caso di ringraziare il direttivo tutto, che non è tutto presente ma comunque lo vorremmo ringraziare per la bontà dei raduni che quest'anno sono stati svolti. Naturalmente il direttivo sta già studiando quelli che saranno sicuramente coi fuochi d'artificio per l'anno prossimo. Quindi un applauso al direttivo. E soprattutto vorrei ringraziare, e naturalmente parlo io come socio a nome di tutti i soci, immagino, Antonello che quest'anno ha superato se stesso nella bontà dei raduni, che sono stati tra l'altro molto variegati e quindi decisamente interessanti. Ultima cosa che una cosa che vorrei aggiungere: naturalmente la stagione non è finita, perché ci sarà il pranzo natalizio. Quest'anno sarà un pranzo e non una cena, che in anteprima possiamo dirvi che sarà il giorno 29 novembre, che è una domenica. Vi aspettiamo naturalmente numerosi, perché la nostra famiglia oramai si è talmente ingrandita che è un piacere avervi tutti quanti come al nostro tavolo, in pratica. Grazie, buona continuazione. Volevo aggiungere una piccola postilla prima che ci infiliamo dentro nei gusti del mangiare e inebriati dai profumi dell'alcol. Per favore, poi vi arriverà a casa la locandina piuttosto che la mail, eccetera, di farci sapere per tempo chi parteciperà al pranzo natalizio, e di questo vi ringraziamo anticipatamente. Buona continuazione e buon appetito!
si è dovuto assentare per motivi personali. Volevo dire due parole anche a nome di tutto il gruppo. Innanzitutto il piacere di avervi qui, perché quando c'è questo tipo di collaborazioni con altre associazioni, gruppi, siamo sempre molto contenti. Abbiamo trovato un parallelo nella nostra storia, tra la storia degli alpini e del gruppo ANA di Legnano, con la vostra associazione di auto storiche. Ed è un po' il portare avanti la storia. I tempi cambiano, la tecnologia avanza, ma la storia è quello che ci consente di andare avanti e di sviluppare l'innovazione. Questo vale per i motori, a due ruote, a quattro, vale per le persone, vale per l'esercito, vale per la nazione, in tutto. Pensiamo che l'impegno di ciascuno nella propria associazione possa servire ai giovani, possa servire a tutti quanti, all'Italia, per migliorare sempre un pochino. Quindi il ringraziamento è d'obbligo da parte nostra. Ringraziamo Antonello per questo dipinto, siamo molto contenti. E un'ultima cosa, poi vi lascio al dolce, ringraziamo veramente di persona ognuno di voi, perché ci teniamo a sottolineare che nella quota che avete pagato oggi una parte verrà devoluta ad un'associazione che si chiama 60.000 vite da salvare. Questa è un'associazione che si occupa di divulgare l'installazione e l'utilizzo dei defibrillatori in tutte le zone, in tutte le associazioni sportive, nelle città. È un progetto che noi abbiamo sposato. Grazie. L'abbiamo talmente preso al cuore che qualche mese fa anche noi come gruppo Alpini di Legnano ci siamo dotati di un defibrillatore. Abbiamo fatto il corso, qualcuno di noi è abilitato all'utilizzo. Concediamo la baita a questa associazione che consente di istruire e abilitare altre persone, quindi una quota verrà devoluta affinché altre persone possano beneficiare dell'acquisto di un defibrillatore. Quindi grazie anche a voi. E speriamo che tutto vi sia piaciuto. Assolutamente. Grazie ancora.